Ciao ragazze, ciao ragazzi, eccomi qua finalmente con un nuovo mukbang notturno, mukbang serale più che notturno, ma spero vada bene. Comunque ragazzi, ho visto tutti i vostri commenti in cui mi chiedevate insistentemente di fare mukbang, mi mancano i mukbang, dove sono i mukbang, Nicole fa i video in cui mangi che non mi ricordo come si chiamano ma mi piacciono, quindi ragazzi sono qui. Dal fatto che voi vogliate così tanti mukbang, comincio a pensare che mi vogliate vedere ingrassare. E quindi, però, visto che amo il cibo e specialmente il sushi, oggi ho deciso, è un sacco di tempo che non mangio sushi, ragazzi, da quando sono stata in Olanda, tantissimo, mai penso nella mia vita di essere stata oltre un mese, boh, un mese circa, senza mangiare sushi, lo so, boom, mind explosion, lo so, non è normale. Quindi oggi vediamo di recuperare e sono super felice di fare questo mukbang perché vi dico la verità, anche a me mancava un sacco filmarli. Non so come siano i miei capelli, ho il segno dell'elastico, ragazzi, sono molto casareccia oggi. La Coca Zero è già pronta qui nel mio bicchierone Benefit. Primo sorso. Come sapete, sempre prima di iniziare a mangiare. E oggi, come vi dicevo, ho voluto ordinare sushi, ma non un sushi qualsiasi. Oggi ho ordinato il sushi da Temakinho. Temakinho è un ristorante fusion brasiliano e giapponese. E io ho mangiato da Temakinho per la prima volta a Milano e da poco è arrivato a Trieste. Quindi mi sono detta, ma perché no? Proviamo. Allora, già vedo che lo zenzero è di questo colore rosso, fucsia, intenso. Già mi sembra strano, perché di solito è bianco, ma tanto io non lo mangio, quindi chi se ne frega. Allora, beh, devo dire che la borsa è molto carina. Costa di più rispetto al sushi normale, dove ordino di solito, ma speriamo ne valga la pena. È tutto impacchettato in modo molto figo con il brand del locale Temakinho. E qui c'è... A parte che tutte le robe erano stranissime, ci sono anche le bacchette, ragazzi, con il logo, ma io ho le mie di Hello Kitty che mi sono dimenticata di prendere, adesso le prendo. Notare le mie bacchette Hello Kitty rosa glitterato, vabbè, le conoscete sicuramente. Allora, questo ristorante ha un sacco di roba stranissima, apriamo la salsa di soia e non so che cosa aspettarmi, cioè non so, a parte che avevo preso anche il dolce e non lo vedo. Allora, vediamo un attimino. Ok, questi sono i roll. Io spero mi piacciono, perché sono, appunto, il fatto che sia fusion brasiliano e giapponese, ovviamente i roll non sono quelli classici. Allora, e questi sono, questo mi sa che è salmone fritto con avocado e mango e Philadelphia. E questo invece è gambero fritto con una salsetta verde non ben definita. E poi qui abbiamo, neanche mi ricordo quello che ordino. Oh mio Dio, non ho idea di che cosa sia questo. Non ho idea di che cosa sia, ma il profumo non è male. Messa benissimo proprio. Ah, ok, e poi qui c'è il dolce, che è una specie di tortino al cioccolato. E si chiamava tipo Chocolate Explosion. E ovviamente ho visto Chocolate Explosion, ordina subito. E allora, questo lo teniamo per dopo, naturalmente. Fatto che sia ristorante fusion, a parte che mi scuso per l'illuminazione, postazione, videocamera, eccetera, non so mai se sono decenti oppure no, quindi ditemelo voi, spero di sì. E il fatto che sia un ristorante fusion ha tutte queste robe stranissime e io di solito, lo sapete, ho dei gusti difficilissimi e quindi ho avuto un po' di difficoltà ad ordinare, ma volevo assolutamente provare perché è la prima volta che posso ordinare da Temakinho a Trieste, quindi voglio vedere se è come quello di Milano, se è buono oppure no, ragazzi, se siete di Milano o se siete stati a Milano ed avete provato questo ristorante, fatemi sapere, voglio sapere se vi è piaciuto oppure no. Io ero un po' scettica quando sono stata a Milano, però devo dire che era tutto buonissimo alla fine e hanno anche dei cocktail pazzeschi, quindi stavolta non ho ordinato i cocktail, ma sarebbe stato un pochino triste bere un cocktail qua da sola. Salvietta. Non è mio. Devo dire, Temakinho, due tovaglioli potevi anche mandarmeli. Qui c'è il gatto Denver, non so se riuscite a vederlo. Moni mio. Eccoti qua, moni mio. Ma sta sdraiato sulla sedia, adesso è stanco. Abbiamo giocato tantissimo con la pallina. Lui ama quelle palline di gomma che sono fatte a loro volta da tantissime palline, quindi cambiano direzione e diventa matto. Mmm, ti ispira questo profumino, Garo Denver. Lo vedo che sta così. Invece il gatto Stellino non so dove sia. Ah, sta dormendo di là sul divano.
sposto la videocamera, ve la faccio vedere. Sta là, gatta stellina. Ok, ho abbassato un po' l'inquadratura in modo che riusciate a vedere meglio il cibo. Ve li faccio vedere un po' più da vicino. Allora, questo è questo roll stranissimo che non ho ben capito che cosa sia. Se non sbaglio è quello con la banana, molto particolare, sono curiosa di assaggiarlo. E questi sono invece gli altri roll, questo con il gambero in tempura e questo con il salmone ed il Philadelphia. Tra l'altro ragazzi, oggi super super novità, ma non ho la lavatrice accesa, quindi lo so che non ci potrete credere, ma la lavatrice non è accesa, quindi yay, perché non ci sarà casino in sottofondo in questo video. Anche se, ditemi la verità, io lo so che vi manca il suono della lavatrice, io lo so che vi manca, proprio per questo prossima volta farò in modo che ci sia. Ok, allora, sta decisamente di banana questo roll, quindi penso sia proprio quello. Ok, abbinamento stranissimo. Vediamo cosa ho ordinato, almeno così vi dico. Ok, purtroppo Rio Bananal Roll. Questo è Rio Bananal Roll. Poi ho preso croccante con una C, esplosivo de cioccolate, sarebbe il dolce. E l'altro roll ha un nome che non so pronunciare perché non ho mai studiato il portoghese. Foz do Iguaçu Roll. Qualsiasi cosa significhi. Ok, aiuto. Sono super caramellosi e sto combinando un disastro. Proviamo un attimino. Non so di che cosa sia fatta questa pastina, vediamo. Che faccia che ha cagato da me. Ragazzi, è stranamente buonissimo, cioè non avrei mai mai pensato che un roll con pesce e banana potesse piacermi, ma ragazzi, squisito. Strabuono. Continuo a non capire di che cosa sia fatto l'esterno, perché decisamente non è alga. È tipo secondo me è un po' simile all'esterno dell'involtino primavera, solo che non ho mai mangiato gli involtini primavera, quindi non saprei con certezza, ma vedendolo mi sembra. Ragazzi, strabuono. Ok, tutte queste robe che sembrano verdura potevate anche tenervele ragazzi, perché tanto io non le mangio, magari faranno figo, ma io non la mangio quella roba. Ok. Dovete assolutamente provare il roll alla banana, ragazzi. Penso ci sia anche nelle altre. Ma Temotinho c'è solo a Trieste e Milano? O anche in altre città? Secondo me se c'è a Trieste c'è decisamente anche in altre città, perché una cosa che esista solo a Milano e a Trieste mi sembra un po' strano per la mia città. Oh, se c'è, se avete la possibilità, assaggiatelo, ragazzi. Ma come mangio? È la stessa cosa dell'abbinamento scampi o gamberetti, gamberi e fragole. Ragazzi, io non avrei mai pensato che possa piacermi, cioè devo abbassarmi per togliere l'inquadratura, io non avrei mai pensato che potesse piacermi un abbinamento con appunto i crostacei e le fragole, ma dovete provarli, scampi e fragole. Una roba pazzesca. Sono curiosa. Adesso sto decantando tantissimo questo roll, magari gli altri non mi piacciono affatto, quindi proviamo anche quelli. Ok, non so che cosa sia questa salsina sopra. Assaggiamo la salsina. È tipo salsa allo yogurt. Secondo me sa di avocado, sarà tipo una salsina all'avocado. Allora, vediamo un po'. Insalata e altri mostri non ce n'è, mi sembra, quindi dovrei andare sul sicuro. Amore mio, che faccia hai, amore mio? Ragazzi, una goduria per il palato. Stra buono anche questo, non potete capire. Voglio assaggiare anche questo. Sicuramente sarà quello con il Philadelphia, perché uno l'avevo preso con il Philadelphia. Vedo dell'avocado e sopra c'è anche un pesce bianco che non mi ricordo quale sia. Vediamo.
ovviamente 10 litri di salsa di soia, aiuto. No, no, ragazzi, e questo è roll alla banana, e questo cos'è? È decisamente, decisamente questo è roll alla banana, quindi quello con il Philadelphia e anche quello con la banana, ok. Stranissimo, non so perché, ma c'era una nota di dolce anche in questo, quindi mi sono confusa, ragazzi. Super particolare, la banana si sente molto, ma inspiegabilmente con il salmone e il Philadelphia sta da Dio. Mi piace, è buona. E il fatto che io dica che è una cosa fusion, questi esperimenti, sia buono, vuol dire che è veramente buonissimo. Perché io di gusti sono super difficili, infatti ero terrorizzata perché mi sono detta, oh mio Dio, se non mi piace niente, che mukbang faccio? Invece alla fine mi è andata abbastanza bene. Anche se penso onestamente che queste siano un po' le uniche cose che io in quel ristorante posso mangiare, a parte i dolci. I dolci mi piacciono sempre tutti, e i cocktail. Purtroppo, vorrei fosse il contrario, ma no. Allora, voglio mangiare prima questo perché è stra buono. A parte questi alieni. Ma c'è qualcuno che li mangia, gli alieni, questa roba? Boh, non lo so. Proviamolo anche nella salsa di soia. Ragazzi, c'è questa esplosione di sapori, non potete capire. Comunque, novità, ragazzi, sto pianificando un viaggio in un posto meraviglioso, non vedo l'ora. E vi avevo detto che uno dei miei sogni nella mia vita, no, non voglio, allora, sarà un posto dove potrò realizzare uno dei miei più grandi sogni della mia vita, una delle cose che vorrei assolutamente vedere nella mia vita, se tutto va bene riuscirò a vederla durante questo viaggio, quindi sono super super emozionata e non vedo l'ora di potervi dare tutti i dettagli e di andare fisicamente in questo posto. Allora, questa cosa sopra non è pesce, è una fettina di banana sotto il Philadelphia. Invece nell'altro roll è decisamente un pesce bianco. Pensavo fosse pesce, invece sta cosa della banana con il salmone è strana ma allo stesso tempo gustosa. Ok, pazzesco. Sono più che altro stupida che mi piaccia tutto. Un'altra cosa che volevo menzionare riguardo, allora, ho parlato ieri, devo assolutamente togliere tutti sti cosi dal roll, ho parlato ieri su Instagram della questione degli incendi terribili che stanno devastando l'Australia. Ci sono incendi della grandezza di tutta Manhattan praticamente, o di tutto il Belgio, cioè una cosa enorme, e il pianeta è sempre il nostro, ragazzi, anche se l'Australia è lontana, quindi invito tutti quanti anche qui ad aiutare sia con le donazioni al WWF che alla Croce Rossa, perché la situazione è molto molto grave, ovviamente, oltre che per le persone che hanno perso le loro case, alcuni hanno perso la vita, per fortuna si tratta di poche morti isolate, quindi poteva andare peggio, ma gli animali purtroppo sono in balia delle fiamme e ne sono morti a milioni, ragazzi, e i koala a migliaia, e pensate che i koala si estingueranno entro il 2050, e con quello che sta succedendo adesso probabilmente il tempo si accelererà, quindi donate anche voi qualcosina, anche una cifra piccolissima se fatta da tantissime persone, perché l'unione fa la forza, ricordatevelo sempre, aiuta un sacco, quindi se potete appunto la Croce Rossa o il WWF australiani, fate una grossa grossa cosa. Vi ho messo anche sulle mie storie su Instagram i link, ma basta cercare su Google, li trovate. Tra l'altro, aiuto, non riesco a prenderli sti cosi. Tra l'altro ho pubblicato una foto, che è questa. Ok, che è questa su Instagram. Mi avete scritto in tantissimi che è un fake. Quando l'ho pubblicato non lo sapevo fosse un fake, però è vero, effettivamente è un fake, però penso che anche se sia un fake, perché
in alcune zone in quelle foto ci sono appunto degli incendi, ma nella realtà in quelle zone di incendi non ce n'è. Però anche se si tratta di una foto fake, ragazzi, la cosa importante è creare awareness e parlarne e spargere la voce e far sì che quante più persone possibili sappiano di quello che sta succedendo e quante più persone possibili possano fare una donazione anche se piccolissima. Quindi, che si tratti di un fake oppure no, l'importante è parlarne e l'importante è condividere. Se aiuta a creare awareness, chi se ne frega su un fake. Però vi ringrazio per avermelo detto, perché non lo sapevo. Un po' così, non mi fa impazzire. E un pesce bianco sul roll, perché già il gambero in tempura è abbastanza forte come sapore, quindi secondo me non c'era bisogno di aggiungere, non so che pesce sia, però secondo me è un po' troppo, ma è stra buono. In ogni caso è stra buono, amore mio. Oh, ti facciamo vedere amore mio. Sì, amore mio, non so se riuscite a vederlo, ma l'acne se n'è andata quasi del tutto. Abbiamo pulito tutta l'acne che stava sotto al mento, speriamo che non ritorni, amore mio. Sì, aveva un sacco di acne felina, povero gatto Denver, ma adesso spero che non gli ritorni. Gli era già capitato in passato, infatti mi ero preoccupata tantissimo, mi ricordo, ho chiamato la veterinaria, oddio, gli sono spuntati questi puntini, e poi è venuto fuori che si trattava di acne felina e non è niente di che. Però abbiamo pulito tutto quanto e adesso dovrebbe andare bene, anche se non gli dava fastidio perché non si grattava, non era una cosa tanto esagerata, amore mio. Ma quante lentiggini hai? Hai lentiggini, ma lentiggini ormai tu. Anzi, in particolare questo, fa impazzire. Piccola parentesi che faccio in tutti i mukbang, mi sono dimenticata di fare l'anteprima, ragazzi, come faremo adesso? Oh mio Dio, ok. Comunque, piccola parentesi che faccio in tutti i mukbang, no, non mi fa schifo toccare il gatto e poi toccare il cibo, lo faccio da sempre, sono ancora viva, mi sono fatta gli anticorpi, ok? No, perché chi non ha animali in casa, oppure alcuni che li hanno, si straniscono un sacco di questa roba, ma i miei gatti sono puliti, non escono di casa. Sono più puliti di tanti umani, ok? Quindi non mi dà fastidio mangiare e toccare il mio gatto. Anzi, mi dà tanto amore. Amore mio. Ok. È possibile che io sia già sazia? Come faccio a fare i mukbang ed essere già sazia? Non lo so. E dire che ho mangiato pochissimo oggi, apposta in previsione di questo mukbang, ma ultimamente non riesco a mangiare tantissimo, non lo so. Sarà che dopo le feste, dopo essermi rimpinzata di tutte le schifezze possibili, cioccolata, pandori, panettoni, cioccolata, insomma, no comment. Forse non ho più spazio per cibo normale. Volevo anche menzionare, perché mi chiedete in tantissimi, ma come stanno gatto Max? Come sta gatta Beta? Come l'ha presa Denver, che adesso non abitano più insieme con gatto Max e si mancano? Allora, gatto Max e gatta Beta stanno da Eric. Come avrete capito, è stato un periodo difficile e con Eric le cose non sono andate bene e quindi abbiamo deciso appunto di stare ognuno a casa propria. Continuiamo a stare insieme, a vederci ogni giorno, per il momento però è meglio così per entrambi, quindi sicuramente, e scusatemi se non ne parlo tantissimo di questa cosa su YouTube, ma vi avevo accennato che preferisco riguardo questo non esprimermi tantissimo, anche perché comunque quando ci sono cose che non riguardano solo me non è sempre giusto e corretto farlo in videocamera. Comunque sì, gatto Max e gatta Beta stanno bene, sono vivi, ma sono con Eric a casa sua, ok? E io sono qua con gatto Denver e gatta Stellina. Questo non significa che in futuro non abiteremo di nuovo insieme, non significa che magari non acquisteremo casa insieme. Per il momento però è giusto così, perché quando non si va d'accordo e quando ci sono determinate incomprensioni, insomma così, è giusto fare magari un passo indietro piuttosto che magari farne 5 in avanti e poi far succedere un casino. Quindi per il momento siamo contenti così e in ogni caso stanno bene i gatti, non vi preoccupate, ok? In ogni caso ho visto, sapete, leggo sempre tutti i vostri commenti ed ho visto che ad alcuni non è piaciuto il fatto che io abbia detto che non avrei più, o comunque in realtà non ho detto che non avrei più parlato proprio in generale della mia vita privata. Se avete ascoltato il mio discorso,
ho parlato di come per il momento alcuni aspetti io non possa condividerli. In ogni caso, volevo tranquillizzarvi sul fatto che non smetterò comunque mai di condividere la mia vita con voi, l'ho sempre fatto e per me è la cosa più normale del mondo, quindi non è una cosa che posso non fare, però soltanto per certi aspetti, per il momento, devo pensare anche alla mia salute, perché leggere e vedere determinate cose nell'ultimo mese, mese e mezzo, quello che è stato molto duro per me. Oltre al fatto che già era un periodo duro per me, ho avuto anche questa cosa in più, perché quando ti succede qualcosa nella tua vita privata che ti fa stare male, che comunque non ti fa stare bene, non è facile avere anche tutto un casino su internet, cioè psicologicamente non è semplice. Grazie al cielo sono molto forte da non farmi abbattere così facilmente, specialmente se si tratta di internet, perché bene o male ho il callo per quanto riguarda le questioni su internet, però per determinate cose per il momento magari non le condividerò, cioè se fino adesso ho condiviso il 95% della mia vita privata, magari condivido l'80%, ok? Ma questo non significa che vi tolgo completamente, vi estraneo dalle mie vicende personali, eccetera, perché non potrei mai farlo, non ce la farei, voi siete la mia valvola di sfogo, la mia, cioè è come con un'amica, quando parli con un'amica e ti sfoghi e lei ti ascolta e poi ti senti meglio. Stessa identica cosa capita a me con voi, soprattutto nei mukbang, quindi non potrei mai completamente togliere la mia vita privata, non ce la farei. Però magari per determinati aspetti, come vi dicevo in quel video, magari qualche cosina magari la tengo da parte, qualche cosina però non del tutto, assolutamente. Non pensate che io vi voglia tenere al di fuori di quello che mi succede, perché non ce la farei. E altra cosa che volevo menzionare, scusatemi, sorsino di Coca Zero. Altra cosa che volevo menzionare, sì, lo so, nei miei mukbang mangio poco e parlo tanto, ok, un attimo. Altra cosa che voglio menzionare, quando dico non posso dire, non posso condividere determinate cose su internet perché c'è gente che non conosco, voi dovete capire che io parlo di informazioni personali che non posso dire su internet per la mia incolumità e la mia sicurezza. O in ogni caso, quando mi riferisco alla gente su internet, io non parlo della mia family che mi conosce, che mi vuole bene, perché chi mi vuole bene non mi farebbe mai del male, ma io parlo della gente che guarda i miei video ma non mi vuole bene e non fa parte della mia family. Non tutti quelli che vedono i video fanno parte della mia family, e quindi è giusto per me il fatto che capiate che c'è questa distinzione, perché molto spesso mi viene detto: Nicole, tu ci chiami family, poi però dici non posso dirla questa cosa perché gli sconosciuti su internet mi guardano. Certo, c'è chi fa parte della mia family, mi vuole bene, mi conosce da tanti anni, magari mi ha incontrato un sacco di incontri, mi conosce, magari ci siamo scambiati messaggi, eccetera, commenti, quindi sono, cioè, siete parte della mia famiglia, è come, per me è come conoscervi, cioè quando ci incontriamo per la strada e mi chiedete come sta gatto Denver, mi fate i complimenti magari per l'ultimo acquisto, eccetera, è come se fosse miei amici e io mi apro con voi come se vi conoscessi da sempre, quindi questa per me è la mia family. Ma c'è anche una grossa fetta di persone che si guarda i miei video, che non fa parte della mia family, che si guarda i miei video ma non mi vuole bene, e io devo stare attenta a queste persone qui, non a chi mi vuole bene. Pensate che mi è capitato addirittura di incontrare una follower che sapeva, perché essendo di Trieste mi ha visto entrare in casa diverse volte, quindi sa dove vivo, e addirittura incontrandomi ha detto: guarda Nicole, ci sono dei gruppi su Telegram, non mi ricordo dove, in cui la gente parla scambiandosi informazioni su di te, e mi penso si tratti più che altro di gente di Trieste o del territorio, che comunque sa dove abito, e si stavano scambiando il tuo indirizzo, e lei mi fa: io però, sapendo dove abiti, ho appositamente li ho mandati fuori strada dicendo no, che io ti avevo visto entrare da un'altra parte, in un'altra via, eccetera eccetera, proprio per
distogliere l'attenzione perché non si sappia dove vivo. Quindi immaginate quanto bene mi può volere questa ragazza, e lo so che siete in tantissimi che mi volete bene così, perché si è preoccupata per me. Cioè, lei poteva benissimo dire sì, io l'ho vista, quindi anche vantandosene, magari io so dove abita. Invece lei ha voluto depistare perché mi vuole bene, per la mia incolumità, per il mio bene. Quindi apprezzo un sacco queste cose, e so che la mia family è composta da persone, da ragazzi e ragazze che sono così. Lo so, perché vi incontro per la strada quotidianamente, vi conosco, lo so che mi volete bene. So che la stragrande maggioranza di voi non lascia nemmeno mai un commento, perché me lo dite: Nicole, io ti seguo da 8, da 6, da 4, da 10 anni, non ho mai lasciato un commento, ma non mi perdo un tuo video. Lo so, e so anche che tanti invece commentano, eh. In ogni caso fate parte della mia family, però per me è molto importante questo concetto, perché vedo che viene espresso in molti video. Io a questo punto, ragazzi, scusatemi, non ce la faccio a finire i roll, ma per il dolce c'è sempre spazio. Hashtag sempre spazio per il dolce. Passiamo al tortino, al cioccolato. Notare che belline sono, se riesco a metterle a fuoco, notare che belline sono queste forchette con gli unicorni strafighi che mi ha regalato Demelza. E ta-ta-ra, tortino al cioccolato. Spero non sia strano che non abbia qualche altro ingrediente inaspettato. Vabbè, che comunque erano buoni, però sì, questo discorso spero che abbiate capito quello che intendo, perché non mi piace quando mi viene detto ma in un video dici che chi ti guarda è la tua family, e nel video dopo dici che ti devi proteggere da chi ti segue perché sono persone sconosciute. Appunto, certo, c'è anche chi è un perfetto sconosciuto e non mi vuole bene e si guarda i miei video, e poi c'è chi mi vuole bene e comunque mi proteggerebbe. Cioè, mi è capitato anche, per dire, di condividere per sbaglio informazioni personali nei video, nel senso che non mi ero accorta che magari nell'angolino c'era parte del mio indirizzo, eccetera eccetera, e chi mi vuole bene e chi mi manda subito 30 messaggi, mi dice: Nicole, attenzione, si vede, toglilo, fai qualcosa, occhio, stai attenta. E queste sono le persone che mi vogliono bene, che si prendono anche se solo 5 minuti, 5 secondi del loro tempo quotidiano per aiutarmi, per pensare a me, perché si preoccupano per me. E per me questa è la mia family, e sono tanto tanto, a parte che volevo anche approfittare di questo video chiacchiericcio dove posso parlare apertamente con voi. Intanto assaggiamo questo tortino. Ok, questo non è niente di strano. Un classico tortino al cioccolato, buono, molto buono, e la base è tipo tipo di biscotto, strabuona. Volevo anche approfittare di questo video, che è il primo mukbang del 2020, mamma mia, siamo nel 2020, non ci posso credere, per ringraziarvi tantissimo per l'anno passato, per tutti gli anni passati in realtà, ma voglio ringraziarvi tantissimo per essermi stati vicini e avermi supportato, avermi aiutato, aver guardato i miei video, perché anche solo... mettete like, iscrivetevi, ragazzi, che mi dimentico sempre di chiedere, mettete like se vi sta piacendo questo video e iscrivetevi al canale, attivate la campanella, ok, piccola parentesi, mi dimentico sempre, dovrei dirlo all'inizio del video, YouTube ci consiglia di dirlo all'inizio dei video, ok? È proprio un consiglio che mi è arrivato da YouTube, però io, uno, non mi ricordo mai, e due, so che un po' dà fastidio, però scusatemi se lo faccio comunque, ma se YouTube una cosa te la consiglia significa che dovresti farla. Però mi dispiace, ma me lo dimentico sempre all'inizio del video, quindi lo dico sempre tipo a metà, alla fine. Tra l'altro mi sono accorta adesso che la luminosità della videocamera era troppo bassa, adesso l'ho alzata, quindi scusatemi se c'è stato questo cambio. A parte che volevo tornare sul discorso che già mi sono persa, perché io apro 100.000 parentesi, voglio ringraziarvi per il supporto, perché anche solo mettendo un like, lasciando un commento, anche se mettete dislike, ok? Lasciando un commento, mettendo, cliccando like, anche solo guardando i miei video, supportate il mio canale, io ve ne sono tanto tanto grata, e voglio ringraziarvi per un 2019, ragazzi, da urlo, perché non ho ancora fatto il recap degli avvenimenti più importanti, più fighi del 2019 su Instagram. Devo ancora farlo, forse ce la faremo prima di febbraio. Ma voglio ringraziarvi perché il 2019 per me è stato un anno pazzesco. Come sapete, è uscito il mio prodotto con Benefit, il mio kit per sopracciglia. Mi sono vista su Sephora online, in tutti i Sephora d'Italia, che è stato stranissimo. Mi sono vista... altro prodotto che ho creato io è stata la mia candela con Jewel Candle. Lo sapete quanto amo il brand Benefit, quanto amo il brand Jewel Candle, quindi per me avere dei prodotti
miei con il mio nome e averli creati è stata una cosa pazzesca, ok? Quindi, e se sono riuscita ad arrivare a questo, lo devo tutto a voi. Quindi voglio ringraziarvi tantissimissimissimo. Il 2019 è stato un anno pazzesco, è volato, forse perché mi sono successe talmente tante cose anche nella mia vita privata che è veramente volato, ma se è stato così pazzesco lo devo veramente a voi, quindi voglio ringraziarvi tantissimo e mi aspetto un 2020 ancora più figo, quindi stay tuned e chissà quante sorprese arriveranno. Ok, io sono onestamente stra sazia, ragazzi. Non so come mai, ma di solito il dolce lo finisco sempre tutto, ma oggi non ce la faccio e calcolate che ho mangiato soltanto tipo un pezzo di pane alle olive verdi oggi con 3 fettine di salame, ma tipo a pranzo. Io adesso non ho fame, quindi strano ma vero, ma ormai penso che si sappia che io nei mukbang parlo tanto, mangio poco, un po' come in tutti i video, praticamente parlo tanto, solo che nei mukbang un pochino anche mangio, con la bocca piena parlo. Cosa che a molti dà fastidio, ma ragazzi, questi sono i mukbang, cosa vi devo dire? Tra l'altro, ragazzi, ho appena fatto un acquisto tramite la mia SA della Boutique Chanel di Venezia, un acquisto, ragazzi, non vedo l'ora che mi arrivi per farvi il video, ok? Che è un po' un mio regalo di Natale posticipato, perché a Natale non mi sono fatta nessun regalo, ma mi sono fatta questo, ragazzi, che è un super regalo, non vedo l'ora assolutamente di farvi vedere. Non vi dico che cosa è, non vi dico di che cosa si tratta, ma non vedo l'ora che mi arrivi, così vi farò il video, ok? Quindi, questo è quanto, mia family. Scusatemi se questo video non sarà lunghissimo come tanti mukbang. Molti mukbang miei sono tipo 40 minuti. Forse non devo mangiare niente tutto il giorno per poi arrivare alla sera tipo... Oh, tipo Trisha, ok? Quindi questo è quanto per il video di oggi, spero vi sia piaciuto questo video di chiacchiere, come al solito scrivetemi nei commenti se volete una tipologia di video particolare, quali sono i vostri video preferiti, che cosa volete vedere di più, che cosa volete vedere di meno, insomma lo sapete, leggo sempre tutti i vostri commenti, anche se non riesco a rispondere a tutti, ma leggo sempre tutti i vostri commenti, cerco di mettere cuoricino per farvi sapere che li leggo, quindi ci sono, il mio non è un canale a senso unico, ci sono, vi leggo e vi apprezzo ognuno di voi perché so che il mio canale, anche se ha numeri enormi, c'è una persona dietro ad ogni visualizzazione e io sono tanto 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 grata ad ognuno di voi per essere lì, per volermi bene, non sapete quanto, solo pensarci mi emoziono perché spero di meritarmi tutto l'affetto che mi date, perché è una cosa super super speciale se ci pensate, l'affetto e l'amore che io ricevo da voi, anche se siete lontani geograficamente, ma quanto siamo vicini, ragazzi, con il cuore, è incredibile, quindi, ed è bellissimo che internet ci consenta di fare questo, di sentirci così vicini, di accorciare le distanze, ormai ci si sente vicini anche dall'altra parte del mondo grazie ad internet, secondo me questa è una delle cose più belle del World Wide Web, avvicina le persone e dovremmo stare attenti e focalizzarci in generale nella vita sulle cose che ci uniscono, non sulle cose che ci dividono. Quindi niente, piccolo pensiero serio di questa sera, io vi mando un bacio grandissimo, mia family. Qua c'è anche Gatto Denver che si è messo a nanna, quindi non lo disturbiamo, e sta facendo miau senza che esca un suono, a volte lo fa, non so perché fa, non lo so, ma è così, un piccolo è uscito adesso, un ok, io e i gatti vi salutiamo, bacio grandissimo e ci vediamo domani, sì, domani con un nuovo video, per questo video lo vedrete domani che è mercoledì, quindi ci vediamo giovedì con un nuovo video, ciao!